arriviamo forse al capitolo cruciale di tutta l'opera del Manzoni, capitolo 21, la famosa notte dell'innominato. È un capitolo particolare perché in queste righe Manzoni fa vedere, rende palese una sua capacità psicologica che non ha nulla da invidiare ai tanto celebrati romanzieri russi come Dostoevskij, cioè l'innominato sembra un Raskolnikov, ma di molto più grande potenza. È un capitolo profondamente religioso e vediamo il contrasto tra la fede dei semplici, che è quella di Lucia, che fa il voto alla Madonna. Non dubito, il voto alla Madonna, che è la cosa più, per un orecchio moderno, è la cosa più da donnetta proprio. Lucia è una donnetta di paese. È la cosa più da donnetta che ci possa essere, il voto alla Madonna, la preghierina alla Madonna, e lei è tranquilla. Poi sarà un voto che avrà delle conseguenze, poi vedremo sul resto del romanzo. E questa figura titanica, questo innominato, Francesco Bernardino Visconti, abbiamo detto che è una figura storica, sappiamo chi era, Rosa dal Dubbio, anche qui c'è, io ho fatto il parallelo con Raskolnikov, come l'avevo già fatto parlando di Padre Cristoforo, parlando di Ludovico e Padre Cristoforo, ma c'è una differenza, Raskolnikov è uno studentello po' fuori di testa, un po' psicopatico, che si crede Napoleone, si crede un grand'uomo, ha tutta questa sua teoria che i grandi uomini possono uccidere per il bene dell'umanità. L'innominato è, a suo modo, un Napoleone, è un grand'uomo. È veramente una persona che ha ucciso a sangue freddo, senza. Non ha ucciso semplicemente una vecchietta come Raskolnikov, ha ucciso a sangue freddo nemici, li ha uccisi sul sagrato delle chiese, il conte del sagrato. Eppure c'è qualcosa che lo sta toccando ed è qualcosa portato da questa donna, questa donnetta di paese, ingenua, quasi infantile nella sua fede. Lei tocca, con la sua ingenuità tocca, qui è un capitolo di una potenza incredibile. Lucia è nel castello dell'innominato, abbiamo visto proprio qualcosa di romantico, ma nel senso letterario del termine, di quel romanticismo ottocentesco che amava i castelli, appollaiati, questi signori oscuri. Di epoche violente, è qualcosa che piace molto al romanticismo. Come abbiamo detto, tutta la parte dell'innominato è quella più prettamente romantica nel senso vero e proprio, nel senso inglese, nel senso tedesco, del Manzoni. Ricordiamo che Manzoni ebbe l'ispirazione per il suo romanzo dopo aver letto Ivano di Walter Scott. Quindi romanticismo medievale puro, il Cavaliere Nero, queste cose qua. Lucia tocca con questa sua fede semplice i cuori delle persone più dure, pronunciando il nome della Madonna. Come ho detto, nella sensibilità moderna il culto mariano è qualcosa da vecchiette. Eppure è sempre la Madonna quella che tocca più in maniera più forte il cuore, perché ha qualcosa di particolare, qualcosa di indicibile, qualcosa di dolcemente femminile, di materno. Quando la vecchiaccia maltratta Lucia, lei dice: "Oh, voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine." E la vecchia, quel nome santo e soave, già ripetuto con venerazione nei primi anni e poi non più invocato per tanto tempo, né sentito proferire, faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento un'impressione confusa, strana, lenta, come la rimembranza della luce in un vecchione accecato da bambino. Come diceva Platone,
I bambini amano la luce, gli adulti ne hanno paura. Ecco, è questo. Ed è questa ricerca inconsapevole della luce anche da parte dell'innominato, l'innominato che ha paura di Lucia. Perché ad un certo punto dice che non la vuole, che non ne vuole sapere. Che non ne vuole sapere di Lucia. Domattina, domattina di buon'ora, fuori di qui costei, al suo destino non se ne parli più. L'innominato dice: sono stata una bestia a impegnarmi per Don Rodrigo. Poi resta colpito dal fatto che questo ha fatto compassione al Nibbio, il capo del Brahmi. Compassione al Nibbio, questo non è una compassione neanche per sbaglio. L'innominato è sempre incredibilmente dolce verso questa ragazza, si sente che ne ha quasi paura, vanno maltrattata. Oh, maltrattata, mi hanno preso a tradimento per forza, perché? Perché mi hanno preso? Perché sono qui? Dove sono? Sono una povera creatura, cosa le ho fatto? In nome di Dio, 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 interruppe l'innominato, sempre Dio. Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi? E lasciò la frase a mezzo. O Signore, pretendere? Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. La frase clou è la frase che muoverà il cuore di questo assassino, di questo grande assassino. Ricordiamo, l'innominato è un grande villain, non è il bullo di quartiere. Don Rodrigo è un villain mediocre, è mediocre in tutto. L'innominato è qualcosa di grandioso. E si sente perché. Qualcosa in lui si sveglia. E Lucia lo supplica, liberatemi, liberatemi. Domattina, domattina. Oh, mi liberi domattina ci rivedremo, vi dico. Via intanto, fatevi coraggio. Riposate, dovete aver bisogno di mangiare. Ora ve ne porteranno. È sempre molto premuroso l'innominato. E poi ci sono le 2 notti. La vecchia tratta malissimo Lucia. Le 2 notti, che sono parallele. C'è la notte di Lucia, che dice il rosario. E fa il voto. O Vergine Santissima. Voi a cui mi sono raccomandata tante volte, che tante volte mi avete consolata. Voi che avete patito tanti dolori e ora siete tanto gloriosa, e avete fatti tanti miracoli per i poveri tribolati. Aiutatemi, fatemi uscire da questo pericolo. Fatemi tornare salva con mia madre, madre del Signore, e fo voto di rimanere vergine. Rinunzio per sempre a quel mio poveretto, per non essere mai d'altri che vostra. Questo è il voto. Che sarà un altro impiccio, che già non ne hanno pochi, il voto che manderà in bestia, giustamente, se vogliamo dire, Renzo. Però c'è questa incredibile ingenuità, a noi sembra ingenuo, però è questo suo affidarsi come una bambina alla Madonna, che la rassicura. Proferite questa parola, abbassò la testa, si mise la corona intorno al collo, quasi come un segno di consacrazione e una salvaguardia ad un tempo. E finalmente, già vicino a giorno, col nome della sua protettrice tronco fra le labbra, Lucia s'addormentò d'un sonno perfetto e tranquillo. Si addormenta, è tranquilla come una bambina. Ma qualchedun altro, in quello stesso castello che avrebbe voluto fare altrettanto, non poté mai. Partito o quasi scappato da Lucia. Qualcosa tormenta l'innominato. E qui facciamo parlare Manzoni.
perché non c'è molto altro da aggiungere. Di maniera che allora, e qui, senza che s'affaticasse molto a rintracciare la memoria da sé gli rappresentò più di un caso in cui né preghi né lamenti non l'avevano punto smosso dal compiere le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compir questa, non che spegnesse nell'animo quella molesta pietà, vi destava invece una specie di terrore, una non so qual rabbia di pentimento. Di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia, contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. Evviva costei, pensava, e qui sono a tempo, le posso dire andate, rallegratevi, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire perdonatemi, perdonatemi, io domandare perdono, è qui l'orgoglio del grande uomo, a una donna? Io, ah, eppure, se una parola tale mi potesse far bene, levarmi da addosso un po' di questa diavoleria, la direi. Sento che la direi, a cosa sono ridotto? Non sono più un uomo, non sono più uomo, via! Disse poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel letto, divenuto duro duro sotto le coperte, divenute pesanti, pesanti. Via! Sono sciocchezze che mi sono passate per la testa altre volte. Passerà anche questa. E per farla passare, andò cercando col pensiero qualche cosa importante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto, ma non ne trovò nessuno. Tutto gli appariva cambiato. Tutto ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile. La passione, come un cavallo divenuto tutto a un tratto restio per un'ombra, non voleva più andare avanti. Pensando alle imprese avviate e non finite, invece di animarsi al compimento, invece di ritarsi degli ostacoli, che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi fatti. Il tempo gli si affacciò davanti, vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, d'ogni volere, pieno soltanto di memorie intollerabili. Tutte l'ore, somiglianti a quella che gli passava così lenta, così pesante sul capo, si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare a nessuno di loro una cosa che gli importasse. Anzi, l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro era nuovo un peso, un'idea di schifo e di impiccio. Sta cambiando, sta cambiando. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovette pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò, sì. Appena spunta il giorno correrò da lei e le dirò: andate, andate, le farò accompagnare la promessa e l'impegno di Don Rodrigo. Chi è Don Rodrigo? A guisa di chi è colto da una interrogazione inaspettata e imbarazzante di un superiore, l'innominato pensò subito a rispondere a questa che si era fatto lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui che era cresciuto terribilmente a un tratto. Sorgeva come a giudicare l'antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, prima quasi di essere pregato, si era potuto risolvere e prendere l'impegno di far tanto patire, senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta per servire colui. Ma non che riuscisse a trovare ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto. Non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell'animo, obbediente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti, e il tormentato esaminatore di se stesso, per rendersi ragione di un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita. Indietro, indietro, d'anno in anno, di impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza, ognuna ricompariva all'animo consapevole e nuovo, separata dai sentimenti che l'avevano fatta volere commettere. Rincompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano allora lasciato scorgere in esse. Erano tutte sue, era lui, l'orrore di questo pensiero, rinascente ognuna di quelle immagini, attaccato a tutte queste, crebbe fino alla disperazione. Qui l'innominato è disperato. Pensa addirittura al suicidio. Pensa addirittura al suicidio. Però, a
Afferrò una pistola, la staccò e al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero, sorpreso da un terrore, da un'inquietudine, per dir così superstite, si slanciò nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. Si immaginava con raccapriccio il suo cadavere, sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto, la sorpresa, la confusione nel castello, il giorno dopo, ogni cosa sotto sopra, lui, senza forza, senza voce. Buttato chissà dove, immaginava i discorsi che si erano fatti lì dintorno, lontano, la gioia dei suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio gli facevano vedere nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole. Tutto a un tratto gli tornarono in mente le parole che aveva sentite poche ore prima. Dio perdona tante cose. Per un'opera di misericordia e non gli tornavano già con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma come un suono pieno d'autorità, insieme a una nuova speranza. E infine le campane che suonano, suonano quanto? Ed ecco appunto sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia si era addormentata, le due notti parallele. Quella tranquilla della vittima che si addormenta affidata alla Madonna e quella terribile del carnefice che cambia. Lucia è addormentata, placida. Cosa succede? Arriva un'onda di suono non ben espresso, che pure aveva un non so che allegro. Arriva il cardinal Federico. L'innominato si chiede perché tutti corrono da questo. Qui cambia la vita di un uomo. In poche pagine il Manzoni, ancora più che il cambiamento di Padre Cristoforo, fa cambiare un uomo. Cambia un uomo, cambia la storia, cambia completamente la storia. Come quando San Paolo, sulla via di Damasco, viene fulminato e cessa di essere un persecutore.